Cinquantesimo trofeo alla memoria di Raffaele Marcoli. Buona giornata da Orlando Borini, siamo presso lo stabilimento Meva di Turbigo, che ha ospitato per la prima volta la società ciclistica Veloclub Marcoli per le operazioni pre-gara, ritrovo corridore, punzonatura. 145 saranno i chilometri da percorrere e 143 i corridori che prenderanno il via. Vi lascio per qualche minuto l'intervista pre-gara che ha realizzato Graziano Baldoin, poi ritorneremo per la sintesi di questa competizione riservata alla categoria Elite Under 23. Cosimo Pinto, olimpionico di pugilato a Tokyo nel 1964, l'avevamo trovata alla presentazione a luglio del trofeo, ha mantenuto la promessa ed è qui alla partenza. Sì, sono ritornato, è sempre un piacere essere qui tra di voi sportivi, poi Balletti è un amico e allora non si può, Pippo Fallarini anche, e sarò sempre presente insomma. Abbiamo tantissimi giovani che personaggi come lei può insegnare tante cose. Ma io ai giovani dico di darsi da fare, perché lo sport è una cosa bellissima, e poi il traguardo maggiore per me sono le Olimpiadi. Io che le ho provate posso consigliare di darsi da fare per poter arrivare a questo. Siamo con il vulcanico presidente della Colpac, con Leoni. Quest'anno la vostra società la sta facendo da padrone, avete superato le 40 vittorie, soprattutto avete i due campioni italiani Under 23 con Sonny e Orrico per gli Elite. Quest'oggi a Turbigo farete anche una bella gara. Ma diciamo che sono tutte cose da fare e da poi da interpretare al momento che non sia una gara. Comunque i ragazzi sono qui, più parte sono via e sul ritiro con la nazionale, e abbiamo qui i giovani, in poche parole oggi abbiamo qui i giovani e vediamo di far bene con loro. Quindi vi state già preparando per la stagione 2017? Beh, sicuramente sì, ci stiamo già muovendo, avremo diversi giovani da Unioles che passeranno poi con noi. Vediamo un pochettino, poi sappiamo che gli juniores c'è il passaggio dei chilometraggi, ne li sentiranno molto, poi hanno di mezzo ancora la scuola, comunque sono tutte persone, tutti ragazzi che devono crescere. Quest'anno qua per noi è un anno che per noi è l'anno da incorniciare, il titolo mondiale e poi la cronometro, e in una settimana abbiamo fatto tre titoli, il cronometro e i due italiani under elite. Questo qui è stata la cosa per me la più bella che abbia visto. Oltre anche l'organizzazione dei campionati italiani. Anche quella l'abbiamo fatta noi, la mia famiglia, la mia azienda, che abbiamo deciso di fare tutte e due le categorie. C'hanno un po', poi io volevo fare solo una, poi dopo loro dico: ma c'hai tutto allestito, devi fare anche l'altra. Bene, avanti, abbiamo fatto tutte e due le gare. Dunque in bocca al lupo. Si dice crepi lupo, ma per me ormai ce ne sono più di lupi che ormai sono tutti morti. Grazie. Grazie. Come ogni anno troviamo alla partenza del trofeo Raffaele Marco l'ingegner Velko Winters, direttore amministrativo della Meva. Per la prima volta quest'anno avete aperto le porte della vostra azienda per la partenza di questa importante manifestazione. Beh, è una manifestazione diversa quest'anno, mi sembra che sia un cinquantenario, quindi mi sembrava giusto fare qualcosa di diverso. L'idea è nata però dal Velo Club, bisogna dirlo, ci ha chiesto cosa ne pensassimo, e è una bella idea. E quindi qui attendiamo di avere come ospiti, almeno in fase di punzonatura, tutti gli atleti, e poi ovviamente lo svolgimento della gara è giusto che sia in paese dove c'è la struttura, la gente, i tifosi e la passione. Quindi. Però mi sembra così un bel riscaldamento e la struttura mi sembra reggere benissimo, quindi siamo molto contenti. Ci troviamo dopo per l'arrivo. Sì, difatti, l'hai detto, ci vediamo sempre per la partenza, in realtà ci vediamo sempre per l'arrivo, quest'anno ci vediamo anche in partenza. Grazie mille comunque per il vostro impegno e adesso buona gara, auguroni. Okay. Presidente della Marcoli, Raffaello Di Gennaro, e siamo arrivati a quota 50. Finalmente, insomma, era così aspettata e siamo tutti qua entusiasti per aprire questa manifestazione per la 50ª volta. Una manifestazione che ha richiesto un notevole dispiego di forze, di personale e tanto lavoro. Sì, come tutti gli anni l'organizzazione deve stare al primo posto, la sicurezza altrettanto, facendo i debiti scongiuri, che non succeda mai niente. È chiaro che il numero di persone è sempre più importante, quindi speriamo in bene, insomma, come gli altri anni.
uno degli organizzatori di questo 50° trofeo Raffaele Marcoli, Giuseppe Picco, che ci illustra brevemente quello che è il circuito di quest'oggi. Il circuito di quest'oggi è nient'altro quello degli anni scorsi, con una leggera modifica sul tratto della via Monti che abbiamo eliminato in zona Malvaglio, andando fino al semaforo di Malvaglio e mettendoci poi sulla via Magenta per via Petrarca e poi via Pertini. Abbiamo fatto questo perché chiaramente trovavamo sempre delle grosse difficoltà, diciamo, logistiche nel passare macchine da una parte e macchine dall'altra, quindi abbiamo preferito fare questo cambio. Facendo questo cambio si spera di avere migliorato molto la viabilità del percorso, che rimane nient'altro che quella degli altri anni, con le due rampe, piccole salite, se si vogliono chiamare, dell'Arbusta e quella della Gatta. Due salite che comunque negli ultimi anni non sono riuscite a fare la selezione. E forse è anche un merito nostro degli organizzatori, perché arrivano a Turbigo sicuramente dei grossi corridori che tra di loro non riescono poi a distaccarsi. Questo comunque è importante, ed è importante rispetto anche altre volte che si arrivano con degli arrivi con poche persone. Ormai gli ultimi anni, da quando facciamo la gara la domenica, gli arrivi sono sempre 60-70 persone, quindi praticamente a noi va benissimo così, a livello organizzativo ci piace molto di più. Chilometraggio e giri? Chilometraggio sono 145 chilometri divisi in 11 giri di 13 chilometri circa, 13,2. Sono comunque impegnativi per il semplice motivo che si va ad affrontare questi due strappetti che comunque fatte 11 volte possono lasciare il segno. Ultimamente non succede questo e va bene così, perché così ci arriva una bella volatona e è bello vedere anche questo. All'arrivo chi c'è, gli spettatori che come sempre sono numerosi, e piace vedere anche questo. Siamo col mitico Giambelli, ieri 81 anni, una vita passata al servizio del ciclismo. Sì, veramente. Ho cominciato a 14 anni a correre ai tempi e sono qua ancora in mezzo al ciclismo. Ormai è un virus che non lo abbandono. Hai portato due volte Marlen Smorca su questo traguardo a trionfare. Sì, questo sì, lo rimpiango, perché veramente un corridore meritava più fortuna di quella che ha adesso, ma comunque gli auguro tanto. Siamo con il direttore della Palazzago, il direttore sportivo della Palazzago, Totò Commesso. Come vi presentate oggi a Turbigo? Ma sicuramente siamo qui per fare la corsa e provare a vincerla, come sempre. Cerchiamo di onorare la corsa e speriamo di essere protagonisti fino alla fine. Vedendo il circuito ci sono due strappetti che potrebbero fare la selezione. È un percorso abbastanza nervoso, penso che venga fuori più o meno sulla falsa riga di Carnago ieri. Non ci sono queste grandi salite, però è molto tecnico, su, giù, curve, contro curve, quindi escluderei il fatto che arriveranno tutti in volata. Arriverà come sempre successo gli ultimi anni un gruppetto ridotto a giocarsi la vittoria. Dante Bolognesi, attorniato dalle sue ragazze, presidente delle sue belle ragazze, presidente della Proloco di Turbigo, quest'oggi molto attiva in occasione del 50° trofeo Raffaele Marcoli. No, è un obbligo essere attivi, 50 anni di associazione, è un fiore all'occhiello per il nostro Turbigo, e ci tenevamo proprio a essere qua presenti e dare il nostro contributo a questa bellissima manifestazione, così poi sembra riuscitissima, e grazie di averci chiamato ancora qua con voi. Ringraziamo Baldoin che ha curato la prima parte di questo nostro servizio e passiamo alla fase agonistica di questa 50° edizione del Memorial Raffaele Marcoli. Sono tre i corridori che dal primo giro hanno acceso la gara. Si tratta di Andrea Tognatti della Colpac, Enea Cambianica, svizzero, portacolori dell'equipe Exploit, e Marco Maronese della ZALF Euromobil Fior. Con un ritardo di 50 secondi passano i contrattaccanti. Poi il grosso del gruppo, ora inquadrato, transita con un ritardo di 1 minuto e 50. Siamo al terzo passaggio e si è appena disputato sotto l'arrivo il traguardo volante offerto da Gambaro Scale di Castano Primo. Traguardo volante che è andato allo svizzero Cambianica. Nel corso del quarto passaggio, degli 11 giri in programma, i contrattaccanti assorbono i tre di testa e al comando si forma un gruppo di 18 corridori. Tra loro abbiamo visto anche il vincitore della passata edizione, Leonardo Bonifazio, oggi in gara con il numero 91. Bonifazio, portacolore della Viris. Con il 182 abbiamo visto Lorenzo Delco,
ma vado a leggervi tutti i corridori che compongono i 18 di testa. Davide Donesana della Viris con il compagno di squadra Bonifazio, poi tre corridori della Zalf, Michele Toffaletti, Gianmarco Begnoni e Pietro Andreoletti, due corridori della Colpac, Luca Muffolini e Andrea Tognatti, due corridori dell'equipe Exploit, Enea Cambianica e Samuele Oliveto, tre corridori della General Store, Giacomo Gaglio, Mattia Cristofoletti e Enrico Logica, Federico Burchio della GM Europa, Lorenzo Del Co della Mendrisio, Federico Orlandi della Gavardo, Eros Colombo della Named e Davide Colnaghi della Palazzago. Siamo nel corso del quinto degli 11 giri in programma. Il vantaggio dei fuggitivi ora è di 1 minuto e 30. Si termina il quinto giro, siamo in via Allea Comunale di Torbigo, sotto lo striscione d'arrivo vi è posto il traguardo volante che va al corridore della Viris Sisal Match Point, Davide Donesana, corridore under 23. Abbiamo visto esposto il cartello, meno 6 giri alla conclusione, circuito che non presenta grandi asperità, 11 le tornate per questi corridori che devono percorrere per un totale di 145 km. Ora sono i tre i corridori che lasciano la compagnia del gruppo e tentano di rientrare sui 18 corridori che da un paio di giri sono al comando della gara. I tre sono Marco Padovan delle team IDEA 2010, è un corridore elite, Elia Tedeschi dell'equipe Exploit, altro corridore elite, Nabil Maurouf, corridore under 23, portacolori del Veloclub Cremonese. 1 minuto e 15, questi tre corridori ora inquadrati, 1 minuto e 15 da recuperare. Quando stanno percorrendo lo strappo dell'arbusta che porta all'uscita di Torbigo, il gruppo ha un ritardo di 1 minuto e 30 quando siamo a metà gara. Ritorna in via Allea Comunale di Torbigo, altro traguardo volante offerto da Gambaro Scale di Castano Primo, via La Volata tra i due corridori in maglia verde, il traguardo volante va al portacolori della Viris, Davide Donesana, che fa suo anche questo traguardo volante e precede il corridore della Zalf, Gianmarco Begnoni. 1 minuto e 10 di vantaggio per i fuggitivi, mentre sui tre contrattaccanti si sono portati altri due corridori con il numero 108 Samuele Oliveto dell'equipe Exploit e Pietro Androletti della Zalf che ha il comando a fare l'andatura. 5 corridori e 1 minuto e 10 guidati da Androletti, il gruppo ha un ritardo di 2 minuti e 10. Dopo qualche chilometro di inseguimento a testa bassa, i 5 contrattaccanti si accodano al gruppetto di testa. Si portano sui fuggitivi Nabil Maurouf della Cremonese, i due corridori dell'equipe Exploit, Elia Tedeschi e Samuele Oliveto, Marco Padovan delle team IDEA 2010 e Pietro Andreoletti della Zalf. Ora sono in 23 al comando di questo 50° Memorial Marcoli per la categoria Elite Under 23. Il gruppo segue con un ritardo di 1 minuto e 50. Con il dorsale numero 100 Davide Donesana che va a rifornirsi e ascoltare il presidente Pirro che oggi è al volante dell'ammiraglia della Viris. Viris che ha vinto la 49esima edizione del Memorial Marcoli con Leonardo Bonifazio. Anche oggi si sta ben comportando dopo il secondo posto di ieri nella corsa di Carnago. Bonifazio tra i 23 che stanno guidando la gara. Dopo un buon accordo che è durato per molti chilometri, qualcuno decide di saltare qualche cambio e iniziano i primi scatti in testa al gruppo.
con le immagini ci siamo portati al chilometro 119 nel corso del nono passaggio. Allungano 5 corridori, escono dai 23 di testa Luca Muffolini del team Colpack, Enea Cambianica e Luca Ferrario dell'equipe Exploit, Marco Maronese della Zalf ed Enrico Logica della General Store. Un centinaio di metri di vantaggio per questi corridori quando mancano 27 km alla conclusione. Cambi regolari, buona intesa, doppia fila e tra poco si passerà sul ponte del Naviglio. Tratto di leggera discesa che porta all'ultimo chilometro del circuito. Si viaggia vicino ai 60 orari, mentre la media oraria complessiva di questi 119 km finora percorsi è di 45. Via Allea Comunale, si termina il nono passaggio. Sotto lo striscione d'arrivo rientra sui 5 di testa il corridore della Zalf. Ora lo vediamo in ultima posizione, si tratta di Pietro Andreoletti che indossa il numero 185. Alle sue spalle un altro corridore tenta di riportarsi sui 6 di testa. Con la maglia gialla della Palazzago riconosciamo Davide Colnaghi. Prima della salita dell'arbusta, Colnaghi rientra sui corridori al comando. Ora sono 7 corridori che guidano questo 50° trofeo Raffaele Marcoli alla memoria. Si percorre lo strappo dell'arbusta con lo svizzero Cambianica al comando a fare l'andatura. Il corridore dell'equipe Exploit è stato uno dei primi ad accendere la gara già dal primo passaggio assieme a Tognatti e a Maronese. Cambianica a fare il ritmo, alla sua ruota il compagno di squadra Luca Ferrario, fuggitivi che stanno guadagnando terreno. Al termine dello strappo dell'arbusta ci fermiamo per controllare il vantaggio dei fuggitivi. Alle loro spalle il gruppetto degli inseguitori tentenna, nessuno prende l'iniziativa, nessuno vuole spendere le ultime energie che sono rimaste. A tutto vantaggio dei fuggitivi che in questo momento stanno guadagnando terreno. Terminiamo uno dei tratti di discesa prima di percorrere la salita della Gatta che porta in località Malvaglio. I 7 corridori aumentano il vantaggio e lo portano a 25 secondi. Alle spalle dei fuggitivi il gruppetto degli inseguitori perde unità. Ora ad inseguire sono 12 corridori. Nelle prime posizioni abbiamo visto 2 corridori della Viris con Leonardo Bonifazio, vincitore qua l'anno scorso. Ci riportiamo sui battistrada. Quando si va a percorrere la salita della Gatta di circa 500 metri, al comando quando la strada sale è sempre Cambianica. Generoso il corridore svizzero che in testa la gara già dai primissimi chilometri. Terminiamo la salita della Gatta, siamo con i contrattaccanti, Bonifazio al comando di questo gruppetto. Si sfalda il gruppetto dei contrattaccanti con Bonifazio, che abbiamo visto in prima posizione, poi 2 corridori della Zalf, il corridore della General Store. Fase concitata di gara, quando mancano ancora 17 km alla conclusione. Poco più avanti del gruppetto Bonifazio troviamo Andrea Tognatti che tenta di rientrare sui fuggitivi. Il corridore della Colpack tenta il rientro da solo. A
16 km dal termine, Andrea Toniatti si riporta sui 7 di testa. Bello l'assolo del corridore della Colpack che è riuscito a riportarsi sui battistrada. Con un ritardo di 200 metri vi è il gruppetto Bonifazio, con lui vi sono Federico Burchio, Giacomo Gaglio, i due corridori della Zalf e chiude il gruppetto Eros Colombo della Named, mentre il gruppo ha un ritardo di superiore al minuto quando mancano ancora 16 km al termine. Chilometri al termine, il gruppetto di Bonifazio si riporta sui battistrada, ma nel frattempo sono tre i corridori che hanno rilanciato l'azione e hanno preso un leggero vantaggio. Corsa molto combattuta, continui cambiamenti in testa alla gara. Siamo sui tre corridori al comando, ancora Cambianica e ancora Andrea Toniatti, che sono stati i primi già all'inizio della gara a portarsi al comando. Con loro vi è il corridore della Zalf, Pietro Andreoletti. Poco accordo per questi tre corridori che stanno discutendo animatamente. Cambianica cerca di avere più collaborazione da Toniatti e Andreoletti. Fasi conclusive di gara, rettilineo dove tra 13 km e mezzo sarà posto l'arrivo. Nell'ordine Cambianica, Toniatti e Andreoletti che transitano sotto lo striscione d'arrivo. Viene esposto il cartello, un giro alla conclusione con il suono della campanella. Si sta per concludere il Memorial Marcoli a 50 anni dalla scomparsa del giovane ciclista che perse la vita in un incidente stradale a Feriolo. Il gruppo degli inseguitori ora inquadrati transita sul viale d'arrivo con 45 secondi di ritardo. Sono rimasti in 14 ad inseguire. Il gruppo sembra ormai tagliato fuori dai giochi con un distacco che è vicino ai 2 minuti. Terminiamo la salita dell'Arbusta, inquadrato il gruppetto degli inseguitori che sembra desistere all'inseguimento. Il ritardo aumenta a 50 secondi, sembra ormai delinearsi la gara con i tre corridori di testa che guadagnano costantemente terreno. Ultimo giro e per l'undicesima volta si va a percorrere la salita della gatta con Cambianica al comando, alla sua ruota Andreoletti e Toniatti. Aumenta il vantaggio del terzetto che è di 1 minuto e 8 quando siamo a 6 km dalla conclusione. Poco meno di 3 km alla conclusione vi è l'attacco in contropiede di Cambianica. Il corridore svizzero guadagna subito metri importanti, mentre alle sue spalle non vi è accordo per richiudere lo strappo. Parte all'inseguimento Pietro Andreoletti, il corridore della Zalf tenta di ricucire lo strappo. Alla sua ruota il portacolori della Colpack, Toniatti. Non vi è accordo tra i due inseguitori, Toniatti si riporta alla ruota del corridore della Zalf, mentre Cambianica sta guadagnando terreno. Due chilometri alla conclusione, 200 metri di vantaggio per il portacolori dell'equipe Spoloa. Bel finale di gara con Cambianica che fino a questo punto ha fatto veramente una gara eccellente. Spettacolare finale con questi ragazzi che stanno dando vita a una gara veramente combattutissima.
Si sono organizzati, hanno trovato l'accordo i due inseguitori e stanno guadagnando terreno sulla battistrada. 1,5 km alla conclusione, ancora 70 metri di vantaggio per Cambianica. Alle sue spalle due ottimi passisti, in questo tratto di leggera discesa hanno trovato terreno a loro favorevole. Si passa il ponte sul Naviglio, ancora leggera discesa, si viaggia vicino ai 60 orari. Ci voltiamo e vediamo arrivare due locomotive che hanno nel mirino il corridore più combattivo di questa corsa. Poco meno di 50 metri il ritardo per Androletti e Tognatti. Stanno rinvenendo a doppia velocità i due inseguitori e prima dello striscione dell'ultimo chilometro il terzetto si ricompone e così termina la fuga solitaria del corridore del Team Exploit. Siamo al termine di questo 50° trofeo Raffaele Marcoli alla memoria con l'eccellente organizzazione del Velo Club Marcoli. Tanta gente si è riversata in via Leo Comunale di Turbigo, dove tra poco vedremo la volata dei tre corridori al comando. Si passa il ponte sul Naviglio, siamo a 300 metri dal termine di questa emozionante gara riservata alla categoria Elite Under 23. Con la maglia bianconera al comando Cambianica, che assieme a Tognatti hanno praticamente fatto tutta la gara in fuga. A 250 metri alla conclusione si studiano i tre corridori per portare lo scatto vincente che vale la vittoria. In testa Cambianica, poi il corridore della Zalf Androletti ed è proprio il corridore della Zalf che lancia la volata ai 150 metri. 150 metri alla conclusione, Androletti al comando, il corridore in maglia verde davanti a tutti, do fianco a Tognatti che negli ultimi metri lo beffa. Vittoria per il 50° Memorial Marcoli, va a Tognatti della Colpac, secondo Androletti della Zalf, in terza posizione Nea Cambianica dell'equipe Exploit. A 17 secondi dal vincitore termina Luca Ferrario, ancora dell'equipe Exploit. In quinta posizione Giacomo Gaglio della General Store, sesto Lorenzo Del Co del Mendrisio, settimo Marco Padovan del team Idea 2010. Ottava posizione a 35 secondi dal vincitore Michele Toffaletti del team Zalf. Nona posizione per Leonardo Bonifazio della Viris. A 55 secondi dal vincitore termina in decima posizione Gianmarco Begnoni della Zalf.
Antoniatti, hai fatto una volata eccezionale, hai fatto anche una corsa eccezionale. Ma sicuramente sono arrivato nel finale con le gambe ormai finite, perché in testa dal primo chilometro. Diciamo che mi è andata bene in volata, che ho trovato dei compagni che erano anche loro finiti e quindi è andata bene. Naturalmente il percorso era molto nervoso e poi quegli strappetti che hanno fatto all'inizio anche una piccola selezione, infatti si è formato diversi gruppi e il gruppo ammiraglia, diciamo, più volte l'abbiamo trovato spezzettato. Ma sicuramente è un percorso molto movimentato, che non ti lascia respiro, molto veloce, tecnico. Diciamo che è stupendo, dato che mi ha portato fortuna. Ancora complimenti, il vincitore del trofeo Raffaele Marco, edizione numero 50, Antoniatti del team Colpack. Grazie. Androletti, hai fatto una corsa eccezionale, sempre tra i primi, però non sei riuscito alla fine a spuntarla su Antoniatti. Sì, inizialmente ero rimasto fuori dalla fuga, sono riuscito a rientrare a 5 giri dalla fine, poi stavo bene, nel finale siamo rimasti in 3, sapevo di non essere il più veloce, ho provato a giocarmi le mie carte, però alla fine sono stato beffato per un soffio, peccato, però importante dar continuità ora ai risultati. Ho vinto martedì, oggi qua ci sono e speriamo di continuare bene fino alla fine. E il programma per la prossima stagione? Ma adesso penso a finire bene questa e dopo tra un mesetto ci pensiamo. Enea, se eravamo a una corsa tipo Tour de France, il numero rosso era tuo, sempre all'attacco, sempre tra i primi, però alla fine una terza posizione. Sì, no, sono contento, io vivo parecchio la corsa, sia dall'inizio che alla fine, ci tento e provo sempre, ma sono sempre all'attacco e niente, è arrivato al terzo posto, sono contento e via, alla prossima. Siamo con l'ingegner Vecco Winters, ci siamo trovati stamattina, la corsa è andata via in una maniera eccezionale, penso che per la sua azienda sia una bella soddisfazione. Beh, direi innanzitutto per il Velo Club, poi la mia azienda vale quello che vale, mi piace appoggiarvi, fa parte di questa città, fa parte del territorio, quindi ne vogliamo essere parte. Comunque è stata una bella gara, diversa dal solito, nel senso combattuta, frastagliata, cosa che normalmente non abbiamo visto, forse il gruppetto poteva ancora pedalare un pelino di più negli ultimi giri, ma vabbè, quelli davanti hanno adorato anche per gli altri, come spesso succede. Per la prima volta ospite qui a Turbigo del Veloclub Raffaele Marcoli alla manifestazione della gara degli Elite Under 23, Nicola Budelli dell'Abama, che innanzitutto vogliamo chiedere come si svolge il lavoro nella sua azienda. Beh, allora, nella mia azienda è un'azienda che fa trattamenti chimici delle superfici metalliche, quindi sostanzialmente va ad occupare un po' tutto quello che è il comparto industriale. È un'azienda di Turbigo ormai da 40 anni, quest'anno abbiamo fatto il 40esimo, ci passiamo la staffetta io e l'ingegner Winter, perché in queste manifestazioni siamo comunque presenti spesso e lo dico con orgoglio, non chiaramente con presunzione, e grazie comunque per l'opportunità di visibilità e insomma lo sport prima di tutto come il lavoro. Come gli è sembrata la corsa vista dal di fuori? Mi diceva l'ingegnere che gli anni scorsi è stata appunto una volata un pochino più di massa, quindi quest'anno più selettiva, ripeto, non sono un grande intenditore, però insomma vedere questi ragazzi, a parte gli scherzi, vedere questi ragazzi con questa forza di volontà, con questi sacrifici che si immagina facciano è veramente un esempio per tutti, ma in ogni comparto, ecco. Sindaco di Turbigo Cristian Garavaglia, il riconfermatissimo sindaco di Turbigo Cristian Garavaglia, ancora una volta Turbigo capitale del ciclismo. Beh, direi che dopo 50 anni possiamo veramente dire che Turbigo fa parte della storia del ciclismo italiano, non solamente lombardo ma proprio a livello nazionale, visto che questa manifestazione, questa gara è diventata una gara importante non solo per i turbighesi ma per tutti gli atleti, per tutto lo sport. Anche per coloro che proprio non seguono il ciclismo ma sono amanti dello sport non possono perdersi questa gara di settembre di Turbigo del Velo Club Raffaele Marcoli, e arrivare a 50 anni di storia, 50 anni di attività sportiva non può fare altro che rendere onore a una comunità intera, e noi come amministrazione siamo veramente felici di sostenere il Velo Club, felici di sostenere questa gara e felici di sostenere lo sport. E ritroviamo alla fine, prima delle premiazioni ufficiali, Dante Bolognesi, sua impressione per questa manifestazione adesso che possiamo quasi tirare le somme.
Beh, questo qua è il 50esimo di un evento sportivo bellissimo. Io l'ho partecipato qua di prima persona, è stato bello vedere questa corsa, è un'emozione grandissima, è stata vedere correre qua davanti questi ragazzi giovani. E, insomma, noi siamo come Prolocco, è stato un fiore all'occhiello, come bellissima, e noi abbiamo portato un trofeo per festeggiare il vincitore e basta. Noi siamo contenti così di essere partecipi con voi del velo in questo 50esimo, un ricordo e tante emozioni ci ha portato e basta. Antonio Bevilacqua, oltre 50 vittorie, state facendo una stagione a dir poco grandiosa. Sì, una stagione irripetibile, io dico così irripetibile perché un'annata così con un gruppo di ragazzi eccezionali e con tanta grinta, con tanta voglia di fare, penso che dovrà aspettare ancora qualche anno per ritrovare questo gruppo. Voi avete tantissime soddisfazioni quest'anno perché tra campionati del mondo e campionati italiani avete una bacheca piena. Sì, come ho detto, abbiamo iniziato da marzo con il campionato del mondo vinto da Ganna a Londra, poi titolo italiano a cronometro ancora da Filippo Ganna, poi i due campionati italiani su strada, i due italiani su strada con Consonni e Orrico, penso che sia veramente una stagione doc, e poi le convocazioni alle Olimpiadi che sono state veramente una cosa fantastica per i ragazzi e per tutto il team. Stamattina abbiamo sentito il presidente Conleoni, ci ha già dato qualche chicca di qualche juniores che siete già pronti per far venire nelle vostre file l'anno prossimo. Sì, abbiamo preso Alessandro Covi e Oldani, e poi stiamo aspettando delle risposte ancora di qualche ragazzo giovane, Bramati, Baffi e qualcun altro che aspettiamo ancora delle conferme. Ancora complimenti. Ringrazio. Sì.